da qua perché hai visto il titolo, cioè da qua perché hai visto il titolo, me lo qua, raga, finalmente sono riuscito a prenderlo, perché non è facile da prendere in fabbrica, perché la produzione di questo tipo di dolce è ha dei numeri non molto alti, soprattutto perché si tende a mantenere la forma di freschezza del prodotto, perciò non ha una scadenza lunghissima. E per questo viene prodotto a numeri più bassi va via subito, cioè non rimane per i dipendenti. Oggi sono riuscito a prenderlo, eccolo qua. Il prezzo, il logo l'avete riconosciuto, cioè non vi sto prendendo in giro. Il segno che vedete qua è il fatto che questo è quello che è l'extra, cioè nell'ordine. Quando viene confezionato, poi viene mandato in un laboratorio che viene chiuso nei cartoni e poi per andare nei camion e poi per essere distribuito nei vari bambini. D'accordo? Che io, la fabbrica per quel lavoro produce per tutta la prefettura di Miyagi, cioè, non vi so dire quanti bambini, ma tantissimi, perché se io faccio anche più di 20.000 dolci, poi vi do un'idea di quanti ce ne possono essere. Cioè, a volte non ce n'è una piccola rimanenza, parliamo di a volte 10 pezzi, cioè quando noi siamo 300 e oltre in fabbrica, se anche di più di 300 che sto a dire, se anche di più di 300-500 dipendenti, perciò è difficile che ne rimanga uno, quando qualcuno lo trova lo prende subito. Oggi sono stato fortunato e l'ho preso, prezzo è no, 93 yen, 100 yen con le tasse, 100 yen. Come l'aprite, l'ho fatto io, come solo se ci avvicinate. C'è un profumo di burro, è dolcissimo. Volevo visitare il laboratorio dove lo fanno perché non ci sono arrivato al terzo piano, perché la fabbrica è immensa, veramente che uno si può perdere. E a volte vado, intanto riesco a vedere qualche altro laboratorio, ma eccolo qua. Spettacolo del melopan. La cosa è che la produzione, cioè in fabbrica, l'impasto non viene prodotto in quantità industriale, cioè enormi, centinaia di chili, no, viene tutto quando l'abbiamo dato, credo, almeno fin quando ho lavorato io, dove nel laboratorio dove ho lavorato io, va dai 15 ai 20 kg per gli impasti e si arriva ai 40 kg per le creme. Per avere un certo controllo della produzione. Poi il melopan ha un doppio procedimento perché viene coperto da questa caratteristica forma di biscotto con una base di zucchero che è molto molto appiccicosa, ma buona. Perciò richiede una doppia lavorazione che viene fatta prima dell'inserimento in forno. Lo andiamo ad aprire, soffice, buono, questa mattina la colazione, l'assaggio. Vero che rimane nella mente di chi viene in Giappone, è uno dei dolci più buoni. Chi non ha visto One Day in My Life, se ci dà un'occhiata, può beccare qualche credo, due volte. C'è dei giapponesi che hanno un piccolo van e fanno il melopan appena sfornato, raga. E se volete, vi ci aggiungono pure il gelato alla vaniglia. Perciò caldo, caldo, caldo il pane e il gelato al mezzo ed è una bomba. Io e Davide, non abbiamo capito perché si è chiamato il secondo melopan più buono del Giappone. Però ce l'ha scritto sul camion. C'è una fila, ma una fila. E il profumo di melopan si sente centinaia di metri prima. È uno spettacolo. Perché non sul canale? Andate nella playlist di cucina e curiosità del Giappone, sulla roba da mangiare, troverete tanti altri video dove vi spiego
e vi faccio vedere dei dolci della fabbrica in cui lavoro io. Dolci che li potete trovare anche nei combini quando venite qua. Io produco dolci per il 7-Eleven. I dolci che produco io, quella vigna alla crema, lo potete trovare solo nella prefettura di Miyagi, ma potete assaggiare lo stesso dolce in qualsiasi parte del Giappone, se siete a Tokyo, a Kyoto, a Osaka. Basta che entrate in un 7-Eleven, andate nella sezione banchi, trovate questo dolce, il bignè, che sta in un banco leggermente, un banco frigo, perché deve mantenersi un po' fresco perché c'è una crema all'interno. Una pasticcera buona, buonissima, è una botta di calorie esagerata. E logicamente, raga, un mi piace, il commento dove siete stati a mangiarlo in Giappone e ditemi la vostra, raga. Un piccolo aiuto al canale, un commento, un'interazione, un like aiuta il canale, il video a crescere e mi fa capire anche l'interesse, cioè, di alcuni argomenti. So che con Melopan non ho sbagliato a sto giro, perché è buono. Adesso me lo finisco tutto quanto, raga. Ah. L'ha rubato.